Fratelli carissimi, buona domenica. A chi abbiamo creduto, a chi abbiamo dato fiducia, a chi stiamo dando fiducia, a quale promessa noi abbiamo agganciato la nostra vita? E questo interrogativo che risuona in questa domenica nella liturgia dipende tutto nella nostra vita da quale voce ascoltiamo e a chi noi prestiamo fiducia, su quale promessa noi fondiamo la nostra vita. Perché se è il mondo a promettere, a lusingarci, a sedurci, soffriremo e cominceremo a bastonare e saremo naturalmente infedeli, cioè senza fedeltà, incapaci di essere fedeli, incapaci di vivere nell'amore autentico. Perché di questo sta parlando il Signore, il servo infedele, che è il contrario del servo fedele e giusto, il servo infedele e ingiusto è quello ingannato, che offre la sua vita, che spende la sua vita, che perde la sua vita dietro ad una menzogna. E questo significa fallire, questo significa peccare, fallire, gettare la vita alle ortiche, perché le promesse del mondo, le promesse della carne, le promesse del demonio, sono tutte effimere, sono tutte sabbie mobili, sono tutte tutti dei lacci che ci stringono a poco a poco, lasciandoci senza fiato, lasciandoci senza vita. Perché il demonio promette menzogna, promette mentendoci. Per questo ci spinge a mettere il nostro cuore nella carne, nel mondo, negli affetti. Ci spinge a mettere la nostra vita in ciò che si corrompe, in ciò che non dura, in ciò che non sazia. Laddove il tuo tesoro, lì è il tuo cuore. E il tuo cuore è nella promessa autentica, nella promessa vera, nella promessa capace di saziare la nostra vita o no? E questo che oggi ci invita a pensare, a riflettere la parola e a convertirci evidentemente, se la nostra vita è agganciata, appoggiata a una menzogna. Tu chi stai ascoltando? Stai ascoltando chi ti ha promesso che attraverso il lavoro ti realizzerai? Attraverso lo studio ti realizzerai? Attraverso la cultura ti realizzerai? Chi stai ascoltando? A chi stai prestando fede? Alla tua fidanzata? Che ti ha promesso felicità? Che ti ha promesso gioia? Che ha promesso di realizzare il tuo sogno? Di coronare il tuo sogno? Perché sono 3 anni, 4 anni che li andavi dietro, che li andavi dietro e finalmente stai mettendo via la tua vita, la vacanza, non so, qualsiasi cosa. Anche cose buone e sante, in prima battuta, fare pace con tua moglie, ma certamente, che cosa c'è di più importante, di migliore, di più bello? Ma che cos'è quello? La pace con tua moglie è il compimento della tua vita? No, non è nemmeno quello. È interessante perché il mondo, ovunque, vive così, cioè vive cercando di coronare ideali, di dare corpo e compimento ai progetti, ma tutto questo sfugge quando poi le cose non sono immediatamente carnali e avvelenate, perché poi disgraziatamente ci capita di prenderci cose che sono già alla prima vista avvelenate, ferite, corrotte. Ma andate a male, viviamo così molto spesso, confondiamo il cristianesimo, confondiamo la vita cristiana con paillette colorate, con le vetrine dove si espongono, un pochino come i prodotti cinesi, no? Queste imitazioni grossolane o a volte che riescono veramente bene, ma che non sono altro che imitazioni. No, noi abbiamo uno sposo che ci ha promesso la vita eterna, fratelli. Lo sposo ci ha promesso la vita eterna, la vita divina dentro di noi, la sua vita, il suo amore, il suo spirito, il suo alito, il suo respiro, il suo modo di vedere le cose, il suo modo di pensare, il suo modo di parlare. Lo sposo ci ha promesso se stesso, lo sposo ci ha promesso che torna e passa a servirci e ci dona la sua vita, ci dona se stesso. Questo è l'unico, questa promessa è l'unica autentica, l'unica vera, perché è Lui che colma la tua vita, è Lui che colma la mia vita, è Lui, è Cristo che
infonde pienezza, gioia vera, pace vera alla tua vita, alla mia vita. Non che tu fai pace con tua moglie, perché può essere che tua moglie abbia bisogno di un mese, due mesi, tre mesi, un anno di crisi, nel quale non riesce a passare a te, nel quale non riesce a perdonarti, non riesce a capirti, e tu insisti, e fai di tutto, la vuoi conquistare, cose stupende, cose meravigliose, che si possono tentare, accidenti, certo, pregando, ma sapendo che la tua vita è Cristo, sapendo che la tua felicità è Cristo. Questo lo dico per chi è fidanzato e sta mettendo le basi per il suo matrimonio. La tua vita è Cristo. È Lui che aspettiamo. Il demonio ci inganna e ci dice che Dio è un ladro, no? Questo lo sappiamo perfettamente. Dal primo, dalla tentazione, il peccato originale, per questo Gesù parla di ladri, un ladro che scassina, perché è lui che viene a rubare la tua vita, è lui che viene a rubare il tuo onore, è lui che viene a rubare i tuoi progetti, è lui che viene a rubare i tuoi sogni, i tuoi ideali, un fallimento, un problema, una difficoltà, no? Ti limita con la legge, eccetera. Allora tu vivi sempre difendendoti, con la paura che venga a scassinarti. Ma poi, tontamente, nemmeno questo facciamo, perché siamo così presi dall'inganno, così sedotti, che purtroppo veramente la nostra vita la buttiamo alle ortiche. Va bene, fratelli, Cristo è risorto. Noi aspettiamo Lui, ogni giorno. Noi aspettiamo la Sua venuta, la Sua parusia. La nostra vita è costantemente orientata verso il cielo. Stamattina mi sono svegliato e... presto, c'è un'aria fresca qui, meravigliosa, stupenda, meravigliosa, e un cielo terzo, limpido, non c'è una nuvola, il sole sta sorgendo ed è bellissimo perché vedi che a poco a poco il sole prende possesso della terra, no? della superficie, prende proprio, come dire, come un guerriero che a poco a poco si appropria di superfici, di pezzi di terra, di pezzi di... E questo è il nostro sposo, è Cristo, è il sole di giustizia che sorge e rende meravigliosa la nostra vita. E questo azzurro che incanta, fratelli carissimi, un azzurro, non lo so, purezza, non lo so, è una cosa davvero splendida. È il cielo dove il sole di giustizia ci viene a prendere e a portare. Ha preparato un posto per noi e a poco a poco, giorno dopo giorno, sorgendo nella nostra vita, attraverso la predicazione della parola, attraverso l'ascolto delle sue promesse. La promessa che ha fatto Abramo, la promessa che ha fatto ai patriarchi, la promessa che ha fatto a Mosè, la promessa che ha fatto a te, a me, la promessa che ha fatto, che è la fede, cioè dentro quella promessa, come dice la seconda lettura, la lettera agli ebrei, c'è quello che noi ancora non abbiamo veduto. Quello che ancora non abbiamo visto, ma la fede che viene per la predicazione, la fede che viene nella Chiesa, ci garantisce dentro, ci sottolinea dentro, che quello che ci è promesso, che noi non stiamo vedendo con gli occhi della carne, è autentico, è vero e c'è, perché la fede è quello che ci fa, ci apre gli occhi su ciò che noi oggi vediamo, oggi sperimentiamo, oggi gustiamo, che è l'amore di Dio incarnato, che è il Figlio Gesù Cristo, che viene a noi come sole di giustizia e illumina a poco appezzamenti della nostra vita e li sottrae all'opera del demonio, li sottrae al potere della menzogna, al mondo, alla carne e a Satana, rendendoci a poco liberi. Questa opera avviene nella Chiesa, questa opera avviene attraverso la predicazione dei sacramenti, attraverso la vita in comune, attraverso l'iniziazione cristiana. È Lui che a poco prende, come questo sole meraviglioso, prende possesso della nostra vita. È Cristo. E dove c'è Cristo non c'è morte. Dove c'è Cristo non c'è demonio. Dove c'è Cristo non c'è menzogna. E questi piccoli pezzi di terra di cui della nostra vita, che Lui prende, che Lui conquista, strappandoli al demonio, è la caparra. Costituiscono le esperienze, come Abramo, come il popolo di Israele nel deserto, le esperienze e la testimonianza e la certezza che Cristo non delude,
Cristo non delude, noi aspettiamo. Questo significa essere un servo fedele e buono, che dà la razione di cibo, cioè tu sei nutrito da Lui, tu sei colmato da Lui, tu sei realizzato dal Suo amore. Per questo puoi dire con gioia la volontà di Dio, puoi dare a tempo opportuno a tua moglie, ai tuoi figli, a tuo marito, al collega, alle persone, la razione di cibo di cui hanno bisogno. Allora se tua moglie ce l'ha con te, la razione di cibo è accettarla, è accoglierla, avere pazienza, senza nevrotizzare, senza interiorizzare, senza esigerle nulla, capisci? Come cambia completamente la prospettiva. Così è per chi studia, puoi dare la razione di cibo, cioè puoi studiare, puoi fare la volontà del Padre in quel momento, anche se ti costa sacrificio, perché hai dentro vita e vita eterna, perché la tua prospettiva è celeste, la tua prospettiva non si esaurisce in quel pomeriggio, per cui o studi o te la godi con gli amici, il cielo, lo sposo, allora puoi lottare per la castità, perché non è che quella sera, quel pomeriggio, se non hai un rapporto sessuale con la tua fidanzata, la tua vita finisce. Certamente c'è la tentazione della carne, ma quella tentazione della carne sta dentro una prospettiva celeste, questo cielo che adesso a 360 gradi ho sopra di me, con questo azzurro intensissimo, è il mio destino, è il tuo destino, è il destino tuo e di tua, la tua fidanzata. Allora non si tratta di prendere carpe diem, no? Di prendere quel momento, quel pezzettino di piacere che ti lascia poi dentro una corruzione, un veleno che ti fa un male, ma così vale anche con tua moglie, con tuo marito, così vale in ogni situazione. Tu puoi dare con fedeltà e con giustizia, cioè perché sei stato, perché hai sperimentato la fedeltà di Dio nella tua vita, che Lui promette e mantiene. Lui è fedele, la Hesed, la fedeltà del Signore. Dura per sempre, nonostante i tuoi peccati, nonostante i miei peccati, nonostante le nostre menzogne, nonostante la nostra debolezza, nonostante le nostre ribellioni, Lui è fedele e ci giustifica e ci rende giusti e ci rende servi, cioè ci rende dono per gli altri, ci dona la sua fedeltà, la sua bontà, la sua giustizia, ci strappa dalla menzogna, dalla schiavitù a servire noi stessi per servire gli altri. Non dobbiamo più servire noi stessi, non dobbiamo più vivere per noi stessi, ma viviamo per gli altri, viviamo per amando. Chi aspetta lo sposo ama, chi aspetta lo sposo dal cielo ama e vive amando, non ha paura, è sempre con i fianchi cinti, le lucerne accese, la parola lo illumina, vive amando, vive donandosi, vive dimenticando di se stesso, puntando gli occhi al cielo e avendo le piante dei piedi ben piantate nella terra della storia, unendo nella croce con Cristo il cielo alla terra, il presente al futuro eterno, e il futuro eterno al presente, il futuro eterno a ciò che sto vivendo oggi, illuminando, dando pienezza di senso a quello che sto vivendo oggi. Il tesoro di cui godo e gusto le primizie è in cielo, la mia vita è in cielo con Cristo. Lui verrà. Verrà l'ultimo giorno della mia vita, verrà l'ultimo giorno di questo mondo, verrà oggi in questa domenica, negli istanti nei quali piccole parusie coroneranno il desiderio più profondo del nostro cuore, che è il suo amore, la sua tenerezza, la sua pace, il suo perdono, la sua misericordia, il suo amore infinito. Questo, fratelli. Allora, coraggio, entriamo in questa giornata, entriamo in questa domenica, chiedendo a Dio la fede che ci fa accogliere la promessa, possiamo nella Chiesa, lì sì, che possiamo imparare a essere pronti, sempre pronti, perché lo sposo bussa, perché lo sposo vuole essere unito a noi, perché lo sposo vuole fare l'amore con te, perché lo sposo vuole unirsi a te, perché lo sposo vuole dare felicità a te, perché lo sposo vuole perdonare, perché lo sposo vuole darti la sua vita, perché lo sposo vuole fare bella la tua persona, belli i tuoi pensieri, bello il tuo sguardo, bella la tua famiglia. Lui bussa. Allora, possiamo attendere solo con gioia e veramente possiamo essere pronti soltanto se non dubitiamo della promessa. Sappiamo che Lui non delude, l'abbiamo sperimentato il suo amore, vero? Coraggio. Diamo credito, appoggiamo, agganciamo la nostra vita alla promessa vera, alla promessa autentica.